Scusate amici, ma stavo facendo un casting. Tu sei buono per quella parte, molto buono. Si sentirà molto presto parlare di te, Al Panino. Profumo di fiore, profumo di vita. Amiche e amici, picciotte e picciotte, benvenuti nella nuova rubrica La Cucina del Padrino. Oggi non vi insegnerò solo a cucinare, ma vi insegnerò come si deve comportare un vero cuoco d'onore. Basta con questi metodi barbari, che l'aragosta va bollita viva nell'acqua bollente. Ma che siamo? Ma che siamo? L'aragosta va sciolta nell'acido. E adesso, picciotte picciotte, passiamo ai premi. Mi scrive un amico da Londra, un caro amico che ha una macelleria a Londra, un certo Paul, Pollo Lesso, e mi chiede: caro padrino, ho sequestrato un banchiere, cosa gli devo cucinare? Caro Paul, gli devi fare la pasta del riscatto, un po' la fai mangiare al sequestrato e un paio le mandi alla famiglia del sequestrato con la richiesta di riscatto, e vedrai che pagheranno subito quando vedranno le orecchiette. Che minchia succede? Che minchia state facendo? Che minchia state facendo? E l'ho detto mille volte! Il secondo dovete prepararlo di là, picciotti! E non davanti alla telecamera! Scusate, amici, oggi ho fatto la tagliata. Picciotti e picciotte, per finire la nostra puntata insieme, dedichiamoci al dolce. Prendete uno che vi deve un sacco di soldi e lo buttate in una vasca piena di Jack Daniels. Mettetegli la testa sotto e non fatelo respirare per 5 o 6 minuti. Ed ecco pronto un bel affogato al whisky. Un bacio dal padrino. Ci vediamo alla prossima puntata. E mi raccomando, seguitemi. Non è un consiglio, è un semplice avvertimento.